amministratore Profumo, poi ci siamo incontrati qualche minuto fa. Devo dirvi che è la prima volta dopo anni che abbiamo un incontro a Pomigliano con il mondo del lavoro in un clima di serenità. Di serenità. È la prima volta che non sentiamo la paura addosso, che non abbiamo il fiato sul collo delle domande sul nostro futuro. E di questo voglio dare merito ovviamente al dottore De Gennaro, al dottore Profumo, perché hanno impresso al lavoro di direzione di Leonardo e per quello ci riguarda delle fabbriche campane un passo diverso, uno stile diverso, fatto di ricerca dell'efficienza, ovviamente ci muoviamo in un mercato che è difficile, ma questa ricerca viene fatta con un'attenzione alle relazioni sociali, al mondo del lavoro, al destino delle famiglie di tanti lavoratori che hanno diritto di essere sereni. Abbiamo avuto modo negli anni scorsi di porci tanti interrogativi rispetto al destino di queste fabbriche di Pomigliano in modo particolare, non abbiamo mai avuto certezze. Oggi possiamo rasserenare i lavoratori, i quadri, i dirigenti, gli amministrativi, possiamo dare certezza che c'è un futuro, perché ci sarà lavoro, non drogato, ci sarà lavoro vero a Pomigliano. Voglio ricordare anche ai nostri ospiti che la Campania è la seconda regione d'Italia per fatturato nel campo aerospaziale, dopo la Lombardia, ed è la prima regione d'Italia per addetti nel settore aerospaziale, oltre 8.400 dipendenti, 200 in più rispetto alla Lombardia. Per noi l'aerospaziale è una realtà industriale irrinunciabile, un patrimonio enorme che dobbiamo difendere con i denti. Intorno a Leonardo, intorno a Pomigliano, Nola, Giuliano, Benevento, c'è tutto un mondo. C'è innanzitutto il mondo della ricerca, delle nostre università. Pomigliano ha un futuro perché ha un rapporto continuo di scambio con l'Università Federico II, con le nostre facoltà di ingegneria, con il Centro di Ricerca Aerospaziale, il CIRA. Vi è cioè un capitale umano ed una professionalità che sono davvero straordinarie. C'è tutto un mondo che riguarda l'indotto Leonardo. Abbiamo decine di aziende piccole e medie che vivono delle commesse di Leonardo. Abbiamo avuto con queste aziende problemi, tante incertezze negli anni passati. È evidente che va riorganizzato anche questo rapporto. Per il passato abbiamo avuto anche delle contraddizioni. Il sistema dell'indotto ovviamente deve garantire la qualità delle produzioni, la puntualità nelle consegne, ma probabilmente dobbiamo favorire, questo credo che farà Leonardo, anche l'internazionalizzazione di tutte le aziende dell'indotto per evitare che siano dipendenti da un unico committente, per diventare più forti anche le aziende dell'indotto. Ricerca, capitale umano, università, l'indotto e poi abbiamo la risorsa fondamentale, una qualità straordinaria dei nostri operai, dei nostri tecnici, delle nostre maestranze. Questo non c'è da nessuna parte. Un operaio formato, un tecnico formato, costa anni di lavoro, questo è davvero un patrimonio prezioso che non dobbiamo perdere. Allora, nell'incontro di questa mattina con il dottor Profumo mi sono stati posti alcuni problemi, come è evidente, proprio perché siamo convinti che questo è un patrimonio straordinario, noi faremo di tutto perché possa avviarsi una campagna anche di nuovi investimenti. Ci siamo domandati molto spesso il destino e l'ATR di questo vettore regionale che abbiamo appreso questa sera è
il più diffuso vettore regionale del mondo. È stato aperto di nuovo il mercato degli Stati Uniti d'America, ho visto, anche con la trasformazione commerciale dell'ATR, si cominciano ad aprire prospettive interessanti, ma è evidente che se l'ATR dovrà subire altre innovazioni tecnologiche per poter reggere per un altro decennio sul mercato, occorrerà fare degli investimenti. La Regione Campania è pronta a dare non una, ma due mani. Ovviamente senza sbilanciare, ma mi sono sbilanciato io, non esagerare, perché abbiamo, ma insomma, nell'ambito di quello che è ragionevole, vi daremo una mano. Devo dirvi che già oggi le opportunità che si aprono per gli investitori nella Regione Campania sono le più vantaggiose d'Italia. Per le decisioni che abbiamo preso per il credito d'imposta alle imprese, la defiscalizzazione degli oneri sociali, contributi a fondo perduto che diamo per ogni nuovo assunto, cioè decisioni che nascono da scelte politiche e che costano, perché le parole non costano, ma le decisioni per centinaia di milioni di euro costano. Oggi abbiamo un quadro di convenienze per gli investitori in Campania che è straordinario. Aggiungiamo a questo il fatto che le zone economiche speciali, cui ha lavorato nei mesi scorsi il professore Repore, hanno visto la Regione Campania essere la prima d'Italia nell'approvazione del piano triennale per le ZES. Ci saranno dunque ulteriori agevolazioni per chi investe nel nostro territorio. Abbiamo infine programmi di ricerca nel campo aerospaziale che riguardano sia il progetto nazionale per Marte, sia la ricerca pura aerospaziale che ci vede già impegnati per 20 milioni di euro nella regione. E dunque noi possiamo lavorare da subito a un contratto di sviluppo relativo agli investimenti di Pomigliano che possa tenere insieme la regione per i suoi finanziamenti, l'azienda, il ministero, in maniera tale da mettere in piedi un pacchetto di risorse che renda sostenibile un investimento importante sulla PR o su quello che riterrete, in maniera tale da garantire serenità, lavoro e dignità per decenni ai nostri lavoratori. Allora, si apre una bella prospettiva. Si apre veramente una bella prospettiva. 1500 fusoliere consegnate. Il sindaco Russo è un ottimista, pensa di essere presente quando se ne consegnano 3.000. Io ti auguro di vivere a lungo, sarei prudente al tuo posto, ma insomma ci candidiamo insieme ad inaugurare anche la 3.000esima fusoliera. Siamo veramente fiduciosi, è una bella giornata che ci dà davvero grande serenità anche per le assicurazioni che ci sono venute dai dirigenti di Leonardo e dal dottor Profumo in particolare. Vi ringrazio, rinnovo ancora agli ospiti giapponesi, francesi il mio ringraziamento, avremo modo di collaborare e avrete modo di verificare ancora che al di là di quello che a volte si sente, questa è la terra del lavoro, della fatica, del rigore, della serietà e della qualità professionale. Grazie a tutti, cari amici. Grazie a tutti per quello che farete nei mesi futuri e soprattutto, consentitemi, un grande abbraccio ai lavoratori e alle loro famiglie. Grazie a tutti, buon lavoro.